anche vedere i romanzi, come questo non c'è appunto in quella parte, come la Germania, come la Russia. E secondo me, perché il grande romanzo ottocentesco italiano in realtà è nel melodramma, cioè sono i preti e i preti. Naturalmente Verdi non è Rossini. Quindi noi non abbiamo più la protagonista rossiniana, quindi dell'opera comica, ma abbiamo la Biata, eccetera. Posso fare solo una citazione del Trovatore? Leonora, del Trovatore, a un certo punto canta: svegli, venami, ti bevi il sangue mio, calpesta il mio cadavere, fa salva il trovatore e santa pazienza. Ma c'è anche la norma di Bellini, allora no, è tardi. E così muoiono se lei che coglione. Cioè, io li trovo straordinari, ma perché è lì il grande romanzo italiano, e lì c'è un giudizio. Mentre appunto l'Inghilterra, l'Inghilterra una tradizione straordinaria che noi non abbiamo in questo discorso, però hai fatto bene a ricordare che in effetti insomma due delle immagini potenti di donna che arrivano dal Novecento sono Anna Magnani e Sofia. Su questo nell'immaginario femminile sicuramente ha lavorato molto di più, mentre il fatto di che basti avere un da questo romanzo della Sharp con i Brown, Ludwig non a caso ha fatto un divertentissimo film con Jennifer Jones e Sean Boyer. Nel senso che appunto in questo sono visivi si prestano anche al cinema e a una scrittura di questo genere. Per quel che riguarda invece l'essere ricchi o non essere ricchi, come cadastra, che riguarda anche, come dicevi tu, la vita di queste scrittrici, c'è in particolare un testo della Stevenson, in cui una signora che viene un piccolo villaggio e non sa bene come approfondire pochissimi soldi che ha, decide di scrivere un romanzo. Scrive un romanzo mentre nel romanzo i personaggi sono tutti i suoi amici vicini che hanno la strada di ricordo. Quindi questo romanzo avrà un successo straordinario perché non ci sarà nessuno che non lo legge, anche se tutti si offendono per il fatto che viene fuori dall'immagine che stanno propone. E dunque lo leggono di nascosto e questo crea tutta una serie di equivoci, un grande divertimento. Di seguito non lo leggono, mi sbanco, si scopre, non so che cosa succede dopo, però certamente anche lì, e guardate che è un'invenzione, pensate alla crisi, cioè pensate alle tante scrittrici che poi attraverso il loro romanzo sono diventate non solo grandi, bravi, ma anche molto di più. E l'altra questione che volevo riprendere è la un romanzo in particolare che mi ha colpito perché mette in scena veramente molte questioni ed è della Rubens Vanhassa. In questo libro ci sono raccolti temi assolutamente eterni, la giovinezza e la vecchiaia,
possesso, l'attaccamento ossessivo, eppure ci sono alcuni personaggi, nonostante appunto il testo sia un testo che poteva tranquillamente arrivare sul palco, no? La vecchia maestra di piano, bravissima, ma che non è mai arrivata al successo pieno e definitivo, che prende un giovane, una Marcos si chiama questo protagonista, un giovinetto proprio, e ne fa il suo figlio, e quindi in qualche modo proietta su di lui tutta la sua volontà di uscita, di realizzazione, che potrebbe essere un tema tragico, se non che al piano di sopra ci sta bravissimo, chiromante, e via 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 l'intera casa si popola di personaggi eccentricissimi che inseriscono leggerezza, permettono di leggere questi temi che appunto sarebbero stati, devono essere trattati sicuramente in modo estremamente capace di insegnarci molte cose anche proprio su il rapporto con un giovane in talento, diversissimo il rapporto della madre, un personaggio molto importante di questo libro, e invece la sua protettrice. Un'altra dei personaggi, dei personaggi di cui non si può tacere, poi è Agatha Resende. Della vita di questa della Beaton, se la dimentichiamo, della Beaton sono uscito mai 7-8 volte correggio 7 è una serie chiaramente che ha in scena questa divertentissima detective, ma che però sono più sempre ad indagare. E anche qui c'è nel sottotraccia c'è sempre anche qui un rapporto d'amore che si gioca man mano nella possibilità, nella capacità di coinvolgere l'altro in qualcosa che anche quindi anche qui in una dimensione dal punto di vista del rapporto tra uomini e donne molto interessante. Lei poi è chiaramente una detective molto particolare e appunto anche qui da un lato è vero che eredita, anche qui c'è un'eredità, ma c'è l'eredità di Agatha Christie, cioè il paese è il piccolo paese, Agatha lascia Londra, va a vivere lì, ed è lì che le capita una serie di cose per cui si mette a indagare, ma comunque è il sospettato di indagare. Da questo punto di vista, sì, è un'eredità, ma un'eredità che viene rigiocata con una, come dire, capacità di reinvenzione che fa sì che quella tradizione sia alimentata sempre di qualcosa che prima non c'era. Ecco, non è mai una tradizione, come dire, che qualcuna di loro prende tale quale, no? La prende, la usa, la rovescia, la vivifica, ci porta da un'altra parte, mantenendo alcune delle cose che sono appunto classiche, tra cui appunto cosa che in Italia non si può essere ironia e autoironia sono la chiave di questi testi, la chiave di questi scrittori in una costellazione che per quanto riguarda la scrittrice inglese può essere così in parte appunto raccontata come stiamo tentando di fare noi e che vede però poi a fianco di questi libri della storia alcune puntate invece la Sagan dell'impassata e la Nevelowski della Venita, e qui siamo invece in zona francese, l'italiana Montburgo, e quindi c'è, come dire, un cuore molto forte, molto ricco di titoli, che è questo, quello inglese, e poi ci sono, come dire, delle puntate, degli sguardi che questa casa editrice rivolge invece anche ad altre letterature. E mentre con la Montburgo siamo all'interno di nuovo su una grande capacità ironica, di una grande scrittura ironica, con Nevelowski e Sagan, no, la cifra di questo romanzo non è certamente
Kieslowski, perché c'è il grande tema del rapporto con la madre, quello che già era presente in Jezabel, e nella Sagan, perché la Sagan ha comunque proprio un altro orizzonte, il suo tema, che è il tema dell'eccesso, questo eccesso a partire da... Quindi da questo punto di vista è una casa editrice che appunto ha un nucleo, un cuore inglese e poi, come dire, come delle animate, sarà anche un gioco altre strutture altrimenti. C'è un libro fra questi che invece è un libro molto duro, che è il libro della Beveridge. Il libro della Beveridge non è è un libro molto complesso perché è il racconto di ciò che succede tra due adolescenti di una missione di ragazze ed è un libro che non può essere secondo me assimilato a questi altri, di scrittura molto raffinata, ma su un tema così difficile da toccare, perché è proprio un tema scottante, l'amicizia, tra due amiche quando sono giovanissime, sulla menzogna, io classificherei un libro di questo è un tema molto forte e non certamente non è in chiave ironica. Che cos'altro? Vabbè, c'è un altro libro che possiamo accennare, la parola, che è un matrimonio inglese, perché quello invece colloca la Barnett dentro a una tradizione diversa che è quella più alla James, nel senso che un matrimonio inglese è un romanzone, è il romanzone di due sorelle americane, entrambe ricche, una di queste sposa la ragazza ricca e di un'Europa, in questo caso di un'Inghilterra invece povera, bisognosa di soldi freschi che può offrire in cambio che cosa? Il vignaccio, il rame, no? Ed è la storia di quello che succede a questa ragazza che finisce nel castello inglese e di che cosa farà la sorella per salvarla da un destino che è abbastanza problematico. Quindi il vero romanzone bene e che ci fa vedere appunto un rapporto tra due continenti e come è stato visto questo rapporto all'inizio del Novecento da lei, così come chiaro sicuramente più stilisticamente più forte da Edith Wharton e da James. Quindi però questo testo in particolare si colloca in questo passaggio, in questo confronto che evidentemente affiora con molta forza tra l'America ricca, cioè l'America che comunque ha i soldi, ha il denaro preso perché c'è, non c'è il fastidio che gli inglesi hanno sempre avuto con la mentalità del 700 per le professioni, cioè, l'aristocrazia inglese che non sopportava bellissime libreria, marinai e gentiluomini, addirittura si discute storicamente di quello che è successo quando diventare capitani marinai era diventata una professione che veniva sottratto a questo luogo, quando non sapevano affatto stare sulle navi di vita nord, ma avevano quel rango, quel ruolo. Quindi ci sono dentro questa costellazione scrittrici veramente tantissimi spunti, tantissimi anelli di comunicazione.